La rettrice dell'Università dell'Aquila Paola Inverardi e il rettore eletto Edoardo Alessa intervengono nel dibattito che si è sviluppato negli ultimi due giorni dopo la diffusione sulla stampa delle notizie che riguardano la nascita di due idee di secondo livello, quello di Chieti Pescara e dell'Aquila Teramo. A chiedere la massima attenzione sulla formazione di due idee è anche il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, che chiede alla politica regionale di procedere in maniera celere in sincronia tra i due hub. Una posizione, quella di Biondi, rafforzata dai due rettori, che ricordano che l'Università dell'Aquila è una delle due sedi abruzzesi che eroga formazione medica e sanitaria e collabora in regime convenzionale con la Regione per la gestione della sanità, ed esprimono un forte dissenso riguardo all'ipotesi di una riorganizzazione della rete ospedaliera che penalizzerebbe le aree interne. L'Ateneo aquilano ha negli anni investito una quota rilevante di risorse sia per il reclutamento di nuovi operatori della sanità che per la progressione in carriera di professionisti con elevato profilo già presenti in ruolo. Un impegno, garantisce Alessa, che verrebbe confermato. Sarebbe non immaginabile pensare a un DEA della costa che riesca a interagire in maniera efficace con i territori dell'interno, quindi idee debbono essere due, su questo mi pare non vi sia alcun dubbio da nessuna parte politica, ma soprattutto il concetto importante che io voglio dire, riprendendo qualcosa che è stato detto da altre persone, tra cui il sindaco del capoluogo abruzzese, è che idee debbano essere attivate in maniera sincrona e altrettanto sincronamente debbano procedere nel loro percorso istitutivo. In questo processo qual è il ruolo dell'università? Che cosa deve fare l'Università dell'Aquila? Beh, data la natura delle specialità che sono tipiche e necessarie per l'istituzione di un DEA di secondo livello, l'Università dell'Aquila contribuirà con le forze già disponibili ed eventualmente con il reclutamento di specificità nuove a strutturare, diciamo, l'organizzazione necessaria per un DEA di secondo livello. Noi abbiamo già, insieme alla ASL di Teramo, più o meno tutte le competenze professionali, perché l'obiettivo si è raggiunto, ma laddove fosse necessario ed indispensabile noi possiamo intervenire attraverso un'opera di reclutamento mirata per soddisfare le eventuali esigenze che si presentassero.